Terza giornata del 12° congresso di Radicali Italiani qui a Chianciano. Il dibattito prosegue, siamo in compagnia di Angelo Rossi, di Libera Aperta, l'associazione radicale di Arezzo, che all'inizio ci aveva dichiarato di avere un po' di nebbia tra i pensieri. Come sta andando? Ma un po' meno nebbia c'è ora in questo momento. Diciamo che un'idea un po' me la sono fatta di quello che potrebbe essere e dovrebbe essere in questo momento. La sei fatta? Ma quindi un'idea, diciamo, sui problemi o direttamente per quanto riguarda poi il momento di votare per la segreteria? Ma io ti dico, mi è piaciuto quello che ha detto Lipparini ieri sera sul discorso del congelamento delle cariche. La trovo una cosa interessante perché dal mio punto di vista il luogo adatto, il deputato per eventualmente discutere di un trapasso o meno del soggetto politico Radicali Italiani è il partito transnazionale. Tra l'altro questa proposta secondo me è importante perché dà valore e sostanza a un partito che attualmente è un po' etereo, un po' latitante e dovrebbe fare un congresso, dovrebbe sicuramente a quel punto dotarsi degli strumenti necessari per affrontare una discussione di questo genere e comunque secondo me è quello il luogo giusto. Ho capito, quindi però non so se questa cosa verrà accettata come mozione, come... Per quanto riguarda invece la candidatura alla segreteria, tu sei al momento che ne sappiamo è soltanto quella di Rita Bernardini, come la valuti? Per me Rita Bernardini in questo momento è la scelta giusta, è la scelta migliore perché ha la statura secondo me per poterci aiutare in questo momento difficile. Ha già dimostrato di essere capace facendo proprio questo lavoro qui, oltre tutto il resto insomma che la conosciamo tutti, quindi cioè, non vedo nessuna preclusione assolutamente. A questa mi piacerebbe vedere anche un'altra persona di grande statura, sempre un nome che Spadaccia come presidente, perché anche in questo ruolo secondo me è un ruolo che statutariamente è relegato al congresso, questo lo sappiamo, però Radicali Italiani ha tre cariche comunque e dare una carica a uno Spadaccia probabilmente darebbe un'altra valenza alla presidenza, non so se mi spiego. Sì, diciamo la presidenza è un incarico di garanzia un po' che sta, insomma, controlla il rispetto dello statuto un po'. Sì, certo, no, perché è interpretata come lo ha fatto ad esempio Viale, che si vede giustamente al congresso e poi si legge tutti su Satya Agraha che scrive dall'iPad. Ecco, uno Spadaccia probabilmente darebbe un altro bilanciamento, probabilmente sarebbe anche una tutela per tutti, diciamo, e quindi lo vedrei molto bene in questo ruolo. E come tesoriere io lascerei Michele De Lucia, sinceramente, proprio perché secondo me le alternative non sono altrettanto valide con esperienza, e Michele in questo marasma di questi ultimi anni secondo me ci ha messo comunque il cuore, l'anima, non mi sembra che sia lui il problema, diciamo. Sì, anch'io penso questo. Per quanto riguarda la realizzazione di questa tua proposta di Spadaccia presidente, pensi di muoverti in qualche modo, di fare una proposta ufficiale? Senti, nelle voci di corridoio so che qualcuno si sta muovendo per farlo, quindi cioè, a me mi farebbe piacere, anche, cioè, la dico pubblicamente, se venisse fuori appunto quest'idea io l'appoggio con tutto il mio cuore, insomma, perché ripeto, potrebbe dare un ulteriore valore a un ruolo che attualmente è relegato esclusivamente al congresso, perché una figura come Spadaccia potrebbe essere di garanzia tutto l'anno, non so se mi spiego. Certamente sì. Va bene Angelo, se non hai altro da dirci noi ti ringraziamo, il nostro Dark Angel alla grande, e complimenti e auguri ovviamente anche a Libera Aperta. Grazie, ciao a tutti.